potrebbe intitolare questa lezione, questa conferenza, con l'impero cristiano. Mi è venuto in mente questo titolo perché in effetti quello che noi siamo oggi dipende sostanzialmente dagli ultimi decenni del IV secolo, quando l'Europa e l'impero romano con essa cambiò completamente. Abbiamo lasciato Giuliano l'Apostata a morire nella pianura dell'Iraq nel giugno del 363 e adesso parliamo un attimo della successione perché è molto indicativa. Allora, vi avevo accennato che è molto probabile che a far fuori Giuliano l'Apostata siano stati i suoi stessi commilitoni. Ora, l'esercito che Giuliano aveva portato nella guerra contro la Persia era composto per buona parte da cristiani, soprattutto i legionari o comunque i soldati che erano stati reclutati in Oriente erano per buona parte di religione cristiana. Erano di religione cristiana anche i membri dello Stato Maggiore. Tuttavia, la sera stessa della morte di Giuliano l'Apostata ci racconta Ammiano Marcellino che questi generali si radunarono tra di loro e decisero di eleggere come successore di Giuliano questo signore che si chiama Flavio Gioviano. Vedete, anche qui c'è l'appellativo Flavio perché viene inserito all'atto della nomina a imperatore. Flavio vuol dire illustrissimo, reverendissimo, nobilissimo. Gioviano. Questo Gioviano era il capo dei protectores domestici, cioè delle guardie del corpo dell'imperatore, quindi il militare più vicino e più alto in grado all'imperatore. In effetti, il personaggio si rivela del tutto inadeguato, perché la prima cosa che gli viene in mente è quella di tornarsene di corsa a Costantinopoli prima che a qualcuno venga in mente di togliergli il trono da sotto il sedere, insomma, per ricevere l'investitura ufficiale. Quindi Gioviano intraprende una pace rapidissima con i persiani, a cui cede senza colpo ferire la bellezza delle cinque province che Galerio aveva sottratto all'impero persiano nella vittoriosa campagna del 298. Forse qualcuno di voi lo ricorda, era stata una vittoria clamorosa per cui Galerio aveva fatto erigere l'arco trionfale di Salonicco. Quindi Gioviano paga a caro prezzo la pace e se ne torna verso Costantinopoli. Il suo regno dura circa 2 mesi perché arrivato in Anatolia, dove di solito in autunno e in inverno fa molto molto freddo, pare sia morto di notte per l'esalazione di un braciere. Di fatto di Gioviano ci rimangono poche monete e poco di più, insomma, quasi quasi nulla. Il successore di Gioviano è invece un generale vero, un vero combattente sul campo. E questo generale si chiama Valentiniano. Valentiniano non è solo, ha anche un fratello che si chiama Valente, che è di carattere e di caratura, diciamo così, professionale e organizzativa completamente differente. Valentiniano è un vecchio soldato, un generale maturo sui 40 anni circa, insomma, quando viene eletto, che è figlio a sua volta di un altro militare di carriera. Valentiniano ha un carattere scorbutico ed estremamente violento e irritabile e decide di nominare correggente il fratello Valente. Qui c'è un dato subito importante da notare. L'imperatore d'Oriente Valente è un ariano, è di religione ariana, come di religione ariana era stato anche Costanzo II, il cugino di Giuliano. In questo momento l'arianesimo è praticato da larghe fasce della popolazione romana. Ma soprattutto è iniziata la diffusione dell'arianesimo all'interno del gruppo etnico dei Goti.
Cos'altro dobbiamo aggiungere? Valentiniano si occupa fondamentalmente dell'Occidente, lascia il fratello in Oriente e si trasferisce praticamente armi e magaglie sulla frontiera del Reno. La frontiera del Reno è per lui e anche quella del Danubio il confine che va difeso nei confronti dei barbari. Ecco, questo periodo storico dal 365 circa in avanti segna l'inizio delle cosiddette invasioni barbariche, perché evidentemente la pressione esercitata dagli uni era diventata sempre più importante. Per tutta la durata del suo regno, Valentiniano regnerà circa 10 anni, non si staccherà quasi mai dal confine sul Reno e sul Danubio. Una lotta praticamente disperata. Diverso è il destino del fratello. Il destino del fratello influisce tra l'altro su quello del vescovo Ariano Ulfila, che sarà inviato proprio dall'imperatore al di là del Danubio per convertire i goti al cristianesimo, ma non al cristianesimo cattolico, ma al cristianesimo ariano. Questa conversione di massa delle popolazioni germaniche all'arianesimo segnerà tutto il IV, il V e anche il VI secolo. Sarà un fattore determinante da un punto di vista dei conflitti e degli attriti tra i romani e i cosiddetti barbari. Il mondo gotico al di là del Danubio è molto diverso da come viene rappresentato un po' rapidamente su tanti testi un po' scolastici, eccetera. In questo momento, al di là del Danubio, c'è un re particolarmente importante che si chiama Talarico, il quale, oltre a essere re dei Visigoti, ha anche una carica particolarmente prestigiosa, quella di giudice, cioè è in grado di poter decidere tra le varie tribù dei Visigoti chi ha ragione e chi non ha ragione, perché ogni tribù visigota è comandata da un piccolo capo, un dux, una specie di condottiero locale che obbedisce al re solo nei momenti di particolare necessità. L'invio che fa Valentiniano al di là del Danubio di Ulfila cambierà il corso della storia. Atanarico è un personaggio su cui torneremo ancora, perché inizia una specie di persecuzione nei confronti dei goti che si sono convertiti al cristianesimo ariano. Allora, pochi sanno di questa situazione, ma per circa 10 anni Atanarico sviluppa una persecuzione vera e propria, come avevano fatto i romani nei confronti dei cristiani, così lui agisce nei confronti dei visigoti che si sono convertiti al cristianesimo ariano, ma pur sempre al cristianesimo. La persecuzione funziona in questo modo: il re goto fa attrezzare un carro su cui vengono messe le statue delle divinità germaniche, quindi Odino, Thor, queste antiche divinità germaniche, che vengono portate in giro per i villaggi dei Visigoti. Chi si rifiuta di compiere sacrifici e onori alle antiche divinità germaniche viene passato per le acque. Atanarico è un goto integralista, perché un po' come aveva fatto il papà di Annibale con il figlio, da piccolino il padre gli aveva fatto giurare che non avrebbe mai messo piede in territorio romano, proprio per segnare questa differenza etnica tra romani e visigoti. E questo infatti si verifica al termine di una lunga guerra delle tante che scoppiano tra romani e visigoti. L'imperatore Valente, per suggellare la pace, deve attrezzare una zattera in mezzo al Danubio, in cui il re dei Goti e l'imperatore romano firmeranno questo trattato di pace, che è stranamente simile la storia a quello che fece lo zar con Napoleone nel 1811, se ricordo bene, prima della campagna di Russia, no? In mezzo al fiume non è territorio di nessuno dei due. È un ricorso storico estremamente interessante. Vi dicevo che Valentiniano aveva un carattere terribile. Infatti, dopo aver speso circa 10 anni della sua vita tentando di bloccare
le continue scorrerie, le continue intrusioni delle popolazioni germaniche in territorio romano, compie un'ultima campagna al di là del Danubio e nell'autunno dell'anno 375 si ritira a svernare nella fortezza di Brighezio, che è una fortezza legionaria sul Danubio. L'episodio è molto suggestivo perché ne abbiamo una descrizione che il solito Ammiano Marcellino ci dà perfettamente. Arrivano degli ambasciatori dei Sarmati, le popolazioni che vivono al di là del Danubio, a chiedere la pace all'imperatore. Ma dopo un iniziale momento colloquiale in cui questi barbari, diciamo così, si mostrano acquiescenti e rispettosi, cominciano a chiedere il risarcimento dei danni che hanno subito da parte dei romani. Allora Valentiniano, che ha circa 50 anni, diventa irritabile, comincia a urlare contro questi barbari che osano chiedere a lui, imperatore dei romani, signore del mondo, di riparare ai danni, e gli insulta dicendo che se vuole attraversa di nuovo il Danubio e li annienta, altro che chiedergli danni. E nella foga del discorso, nell'incazzamento proprio terribile che Ammiano lo descrive molto bene, gli viene un ictus o perlomeno un accidente vascolare, non sappiamo se un infarto o un'emorragia cerebrale, e muore letteralmente a 51 anni per la rabbia. Ecco, questa è una lezione sul fatto che non bisognerebbe mai perdere la pazienza, ma non tutti sono come Andreotti, insomma, c'è qualcuno che ogni tanto si lascia andare e le conseguenze possono essere molto disastrose. Nel frattempo, l'arrivo degli Unni a Oriente sta destabilizzando completamente il mondo germanico. Le grandi etnie germaniche erano fondamentalmente due, gli Ostrogoti o Goti orientali, che vivevano più o meno al confine orientale dell'odierna Ucraina, dove adesso stanno combattendo gli ucraini con i russi. E poi c'erano i Visigoti, che erano i Goti occidentali, che vivevano più o meno nel sud dell'odierna Romania, quindi al confine romano sul Danubio. Queste due etnie erano estremamente simili, se non parlavano la stessa lingua, avevano più o meno gli stessi costumi, erano governate da due dinastie regali differenti, di cui quella ostrogota la troveremo ancora spesso perché è la dinastia regale degli Amali, che andrà avanti fino al re Teodorico. Amalo voleva dire particolarmente coraggioso, valente in battaglia, eccetera, tutta terminologia del genere. Mentre gli Ostrogoti si sottomettono rapidamente agli Unni, probabilmente perché non sono in grado di resistere a questa massa umana che sta arrivando da Oriente, anzi, il loro re Ermanarico si suicida addirittura perché si sente non in grado di resistere agli Unni. I Visigoti di Atanarico sembrano di uno scioglilingua tutti questi nomi di re germanici, ma Atanarico è un re particolarmente importante, poi troveremo questo nome ancora più avanti. Atanarico si rifugia con tutta la sua gente sui Carpazi, sulle montagne della Romania, e lì tenterà di resistere a lungo nei confronti di questi Unni, perché gli Unni fanno fatica a inoltrarsi nelle foreste e nei dirupi dei Carpazi. Certo, è una vita abbastanza miserabile in un posto del genere. La morte di Valentiniano segna la successione dei suoi due giovani figli. Valentiniano ha due figli, Graziano e il piccolo Valentiniano II, che in questo momento è un bambino di soltanto 4 anni. Graziano invece è un ragazzino e ha la caratteristica particolare di vivere a Milano e di essere legato particolarmente a una figura storica importante che incontreremo in questa lezione, che è quella del nostro milanesissimo Sant'Ambrogio. Sapete che poi Sant'Ambrogio non era affatto milanese, era figlio del prefetto del pretorio della Germania ed era nato a Trevi, nel nord
capitale dell'odierna Germania, città tedesca di Trier. Graziano è un ragazzo che sente moltissimo l'influenza di Ambrogio. Ambrogio viene eletto vescovo nell'anno 375, lo stesso della morte del padre Valentiniano I. Ve l'avranno forse insegnato a scuola, no? C'è tutta una leggenda su come Ambrogio sia stato eletto vescovo a Milano. Ambrogio è un avvocato, è un avvocato pubblico, nel senso che è un funzionario imperiale che si dedica sostanzialmente alla raccolta delle tasse e ha già fatto apprendistato quando viene eletto vescovo di Milano nella città di Sirmium, nell'odierna Serbia, che è un borgo vicino alla città odierna di Belgrado. Quando arriva a Milano, Ambrogio si segnala per la capacità di mediazione tra cattolici e ariani, perché la comunità ariana a Milano è molto molto forte e gode anche del favore della vedova dell'imperatore Valentiniano I, l'imperatrice Giustina, che è ariana e ha allevato il figlio Valentiniano II, il bambino, nell'ambito della religione. In questo periodo storico Milano è dilaniata da lotte terribili tra ariani e cattolici. Gli ariani poi hanno avuto l'impudenza di chiedere una chiesa tutta per loro. E per chi non lo sapesse, questa chiesa che susciterà degli scontri sanguinosi nella Milano romana è quella che si trova davanti al Museo di Scienza e Tecnica, che oggi è in via San Vittore, che oggi è praticamente impossibile da vedere nella sua antichità, perché è stata ristrutturata più volte. E l'ultima volta, se ricordo bene, nel 1500, circa nel XVI secolo. Però quella è proprio la sede dello scontro tra ariani e cattolici. Ambrogio riesce a mediare tra le due fazioni e riesce anche a non far concedere all'imperatrice una chiesa agli ariani. Avremo negli anni che si succederanno continui tentativi degli ariani di cittadinanza romana di essere legalizzati come sudditi di pari importanza all'interno dell'impero. Ogni volta che tenteranno di avere in via ufficiale dei luoghi di culto all'interno delle capitali, ricordiamoci che Milano Mediolanum è capitale dell'impero in questo momento, e lo stesso succederà a Costantinopoli quando gli ariani chiederanno una chiesa tutta per loro. Succederanno assolutamente delle stragi. E no. Sapete che la tradizione popolare racconta che Ambrogio venne scelto dal popolo milanese e nominato vescovo a furor di popolo. In realtà Ambrogio non era neanche battezzato. Nel giro di una settimana fa come si può dire, una acculturazione forzata e viene battezzato, ordinato diacono, prete e poi alla fine vescovo. Quindi molto molto rapidamente, un po' bisogna sottolineare il fatto che a quei tempi si veniva battezzati quando si era adulti, non da bambini. Non è come adesso che si fa il battesimo nei primi mesi di vita, il battesimo era un fatto cosciente e di solito l'adulto veniva battezzato la vigilia nella notte di Pasqua, insomma la vigilia della Pasqua con una cerimonia alquanto solenne. Questo è quel poco che sappiamo delle origini storiche di Ambrogio. Quello che sappiamo nella vita seguente invece è molto molto importante, perché Ambrogio è una figura di riferimento importantissima di questo periodo storico. L'immagine di Ambrogio più antica e forse l'unica verosimile che abbiamo è quella che trovate in San Pietro, scusate, nella cappella di Sant'Ambrogio, della chiesa di Sant'Ambrogio a Milano, ed è questo mosaico che dovrebbe essere stato fatto intorno all'VIII secolo, quindi in epoca tardo-longobarda. È molto interessante, intanto perché ci fa vedere un Ambrogio che è molto diverso dall'iconografia più agiografica, quindi sembrerebbe un uomo di non alta statura, di carnagione scura con la barba, ma c'è un dato di fatto interessante che vi invito ad osservare: ha una spalla più alta dell'altra, perché pare che fosse caduto da cavallo
mi avesse riportato delle fratture che l'avevano lasciato parzialmente deforme. Questa cosa è stata poi ritrovata durante l'ultima ricognizione del corpo, che è di pochi anni fa, che ha fatto la mia collega, la professoressa Cristina Cattaneo, che con le suore hanno spogliato completamente le salme di Ambrogio e dei martiri Protaso e Gervaso e li hanno rivestiti. Che cosa hanno visto? Che i martiri hanno la testa tagliata, che in effetti erano stati sacrificati a metà del III secolo, quindi molto prima di Ambrogio, e Ambrogio aveva degli esiti di frattura della clavicola, se ricordo bene. Quindi è possibile che avesse uno sbilanciamento nella posizione della spalla, come ce lo fa vedere il mosaico. Insomma, questo da un punto di vista storico è relativamente poco importante, ma è una curiosità perché comunque abbiamo a che fare con un essere umano in carne ed ossa, non con una leggenda. E come tutti gli esseri umani, anche Ambrogio aveva parecchi difetti. Poi certamente a Milano è impossibile parlare male di Ambrogio, perché la chiesa ambrosiana, il rito ambrosiano, Ambrogio tra l'altro è un cultore della musica sacra ed è colui che inventa praticamente il commento cantato ai riti religiosi. E come tutti i grandi religiosi del tempo, intesse una corrispondenza fittissima con molte persone, la maggior parte delle quali ricche matrone di sesso femminile, le quali vengono in un certo senso guidate dal vescovo nel loro percorso spirituale. Quindi l'influenza sociale di Ambrogio su Milano, che ripeto è la capitale dell'impero, è fortissima, anche perché Roma in questo momento storico è un po' lasciata a se stessa. Vi ho detto della morte di Valentiniano nel novembre del 375 e dopo la morte di Valentiniano rimangono due imperatori, il giovane Graziano a Occidente, che però è un ragazzino a circa 16 anni, e il fratello Valente a Oriente, che è un uomo di religione ariana, ma da un punto di vista, diciamo così, di gestione del potere, non ha l'abilità, la forza e il carisma, se vogliamo, del fratello Valente che è di Valentiniano che è morto. Graziano aveva 16 anni. Come vi dicevo, l'influenza di Ambrogio su Graziano è fortissima. Oggi sarebbe un po', come si può dire, gli sarebbe attribuito il soprannome di Baciatona, che è un po' lo stesso che i nobili tedeschi avevano attribuito a Federico II di Svevia, perché dicevano che più che dalla madre, che era morta quando lui era in giovane età, era stato allevato come pupillo del Papa Innocenzo III, e quindi di un imperatore che era stato allevato alla corte pontificia c'era poco di cui fidarsi. Graziano ha un po' un destino simile e infatti questa sua particolare ottusità religiosa, questa sua mancanza di tolleranza con tutto ciò che non è cattolico, avrà delle conseguenze molto forti sulla storia dell'impero. La situazione infatti sulla frontiera sta degenerando. Uno dei tanti capi dei Visigoti, che si chiama Fritigerno, non è il re dei Visigoti, come viene erroneamente descritto in tanti testi, è un capo di una fazione locale. Si è sottratto al potere del re Atanarico, che comincia ad avere una certa età, e richiamato anche dal fatto che si è convertito all'arianesimo, perché le persecuzioni nei confronti dei cristiani sono terminate. Chiede ai Romani di attraversare il Danubio e di installarsi nelle pianure della Tracia, che è la regione, e della Mesia, che sono le regioni meridionali dopo l'attraversamento del Danubio. L'imperatore Valente è particolarmente attirato da questa possibilità, perché si tratta di una massa umana di circa 100.000 individui e pensa di poterli usare poi per ricolonizzare, riqualificare le terre a sud del Danubio che erano state abbandonate in seguito alle continue scorrerie barbariche. I Romani quindi aiutano i Visigoti, questa parte dei Visigoti, quindi circa 100.000 individui tra uomini, donne, vecchi e bambini,
ad attraversare col loro capo Fruttigermo il Danubio. Ma appena arrivati dall'altra parte si trovano a mal partito perché il governatore romano della regione non fornisce a questa massa di migranti, perché di questo si tratta, non fornisce sussistenza, aiuto e assistenza. Addirittura i romani arrivano a vendere a peso d'oro la carne di cane a questi visigoti, oppure a scambiare dei viveri con donne e bambini che vengono fatti schiavi. Ora, tutto possono sopportare delle popolazioni barbariche, ma non una caduta di dignità di questo tipo. Fritigerno si sente tradito e scatena una ribellione nei confronti dei Romani, una ri ribellione che avrà delle conseguenze storiche importanti e devastanti. Ricordiamoci che sono tutti goti cristiani questi, sono addirittura ariani come l'imperatore Valente. Ma l'imperatore Valente in questo caso si dimostra particolarmente ottuso perché non si rende conto che non può trattare questi esseri umani in questo modo così villano e crudele. E quindi di fatto è lui che spinge questa gente per disperazione alla ribellione e cominciano a mettere a ferro e a fuoco la provincia romana. Le conseguenze saranno importantissime. Ecco, nella carta geografica potete osservare la migrazione dei Goti, dei Visigoti. Non vi ho detto che i Visigoti si chiamano anche Tervingi, perché sennò vi confondo un po' le idee. Gli Ostrogoti, Gutungi o Greutungi. Gli Ostrogoti sono rimasti nell'odierna Ucraina. Sono un popolo satellite degli Uni. I Visigoti invece per buona parte, circa la metà, hanno attraversato il Danubio e vanno incontro al loro destino attaccando l'esercito romano nell'anno sciagurato 378. Cosa succede? Che l'imperatore Valente parte da Costantinopoli con l'esercito orientale che non è particolarmente numeroso, non conta più di 40.000 uomini soldati, insomma. Perché pensa che comunque la disciplina dell'esercito romano sarà sufficiente a distruggere le ambizioni e la ribellione dei Visigoti. Insomma, pensava di vincere facile, no? Come dice la pubblicità. Ha chiesto aiuto al nipote Graziano, che era in Germania, il quale si sta trasferendo ad Oriente. Ma alcuni storici dicono che Valente commise l'imprudenza di attaccare i Visigoti perché pensava che altrimenti sarebbe arrivato il nipote e il successo non sarebbe stato soltanto suo, avrebbe dovuto dividere la fama della vittoria con il nipote. Francamente mi sembra un po' eccessiva come interpretazione. Io penso che da persona non troppo intelligente, quale Valente si era dimostrato fino allora, lui pensava effettivamente che i Romani fossero una razza superiore, insomma. La lezione del passato non gli era stata sufficiente delle sconfitte che i romani avevano subito. Per questo lo scontro decisivo, o perlomeno questo scontro importantissimo, avviene ad una data ben precisa che ha fatto anche questa versare fiumi d'inchiostro. Siamo nella giornata del 9 agosto dell'anno 378, in una pianura vicino alla città romana di Adrianopoli. Oggi Adrianopoli si chiama Edirne ed è la capitale della Turchia europea. Ci sono delle grandi pianure, l'ideale per una battaglia campale, e Valente decide di attaccare i Visigoti perché è convinto di vincere senza grossi problemi. Il fatto è che lui sbaglia completamente la tattica. Lo svolgimento della battaglia di Adrianopoli è ben conosciuto. I romani attaccano l'accampamento fortificato dei Visigoti, i quali resistono e resistono molto bene. Sapete che anche le donne germaniche combattevano al pari degli uomini con una certa efficacia. Al riparo di questa specie di fortapascio, comunque di questo, dei loro carri, perché i Visigoti, come tutte le popolazioni germaniche, si spostavano un po' come i pionieri americani del film West,
avevano dei grandi carri trainati da buoi su cui caricavano tutti i loro beni. E quindi la sera, comunque quando si dovevano fermare, mettevano tutti i carri in cerchio e formavano una specie di accampamento fortificato. Gli Omani attaccano l'accampamento, ma non riescono a vincere rapidamente. Danno invece il tempo al re, diciamo così, al duca Fritigerno, di tornare indietro con la cavalleria. Questa volta i Visigoti sono in superiorità numerica, sono particolarmente agguerriti e incavolati per le angherie che hanno dovuto subire dai Romani, e la sconfitta è letteralmente disastrosa. Si calcola che siano morti circa i 4/5 dei soldati romani, quindi l'esercito orientale rimane praticamente annientato. L'imperatore Valente scappa dalla battaglia e trova rifugio in una capanna del posto, ma una schiera di Visigoti a cavallo intercetta questo manipolo di romani e, senza sapere che dentro la casa c'è addirittura l'imperatore in persona, bersaglia la casa con delle frecce infuocate, la casa prende fuoco e il corpo di Valente non fu mai ritrovato. L'imperatore morì bruciato nella combustione di questa capanna in cui aveva trovato rifugio. La descrizione ci è fornita nelle ultime pagine del libro delle storie di Ammiano Marcellino, libro 31esimo, se ricordo bene, e si vede che la cosa fu talmente devastante anche per il morale del nostro storico, che le storie di Ammiano finiscono con questo episodio. Proprio viene troncata la narrazione della storia romana. Ora, se pensiamo che Ammiano vive ancora una ventina d'anni e non va più avanti nella narrazione, è evidente che aveva già, da bravo generale, compreso di che cosa si trattasse. Erano decenni, se non almeno più di un secolo, dalla battaglia di Abritto del 251, che un esercito romano non veniva annientato in questo modo dai barbari. È una sconfitta terribile perché lascia l'Oriente completamente indifeso anche nei confronti poi dei persiani. L'unico imperatore per un breve periodo è il giovane Graziano, il quale si trova veramente a mal partito. L'idea che ha Graziano è quella di chiamare in servizio un generale di provata efficacia che ha trovato alloggio nella sua terra di origine, la Spagna. Questo generale si chiama Teodosio e raggiunge l'imperatore Graziano per aiutarlo senza recriminare il fatto che suo padre era stato condannato a morte 2 anni prima con una falsa accusa di tradimento. Quindi, come vedete, insomma, era un'epoca in cui non si andava tanto per il sottile. Teodosio è uno dei personaggi storici più importanti di tutta la storia romana, e al di là di quelle che saranno poi le caratteristiche del suo carattere, che guarderemo più avanti, doveva essere un uomo dotato di una grande capacità di mediazione. Infatti, arrivato in Oriente, viene nominato dal giovane Graziano, che ha la metà dei suoi anni, imperatore d'Oriente, e riesce a stringere un patto di alleanza, comunque di non belligeranza, con i Visigoti di Fritigerno, permettendogli di installarsi a sud del Danubio senza ulteriori battaglie. Lo stesso Fritigerno morirà poi ucciso, questo è un destino che riguarda molti capi germanici, dai suoi stessi soldati soltanto 2 anni dopo. Ma non solo, Teodosio capisce che è rimasto praticamente senza uomini e ha bisogno di rimpolpare le fila dell'esercito. La sua astuzia è quella di permettere di mandare degli ambasciatori al re Atanarico, che è rimasto al di là del Danubio, e di spingerlo a attraversare il Danubio con tutto il popolo dei Visigoti e a stringere un patto di alleanza che in latino prende il nome di fedus, cioè di un'alleanza tra il re dei Visigoti e il popolo dei Visigoti e l'imperatore romano. Il fedus era un'alleanza che impegnava i romani a fornire terra e sussistenza alla popolazione germanica,
e i Germani a fornire truppe per aiutare l'esercito romano nel caso l'imperatore lo avesse chiesto. C'è un dato importante da segnalare. Il Fedus è personale, cioè è un patto stipulato tra Teodosio e i Visigoti. Se dovesse morire Teodosio, il patto si considera rotto. Quindi è un'alleanza ad personam. Molto importante perché poi con gli ausiliari visigoti che vengono rapidamente alleati, Teodosio riesce a mettere in sicurezza la frontiera orientale con i persiani. Ci sono però due problematiche importanti che mi rimangono in piedi per molto tempo. La prima è che i visigoti sono ariani e Teodosio è addirittura il campione del cristianesimo cattolico. La seconda, che i Visigoti sono tanti, sono tutti affamati di terra, di cibo e di stabilità e hanno bisogno di un posto dove stanziarsi. Qui c'è un dato di fatto interessante che nessuno è mai riuscito a spiegare con completezza, perché i Romani non hanno permesso, sicut simpliciter, ai Visigoti di stanziarsi nell'odierna Bulgaria e di finirla lì. Oltretutto era un territorio completamente devastato dalle guerre, eccetera. Non c'è una vera e propria concessione di terre, probabilmente legata anche al fatto che i Visigoti erano un boccone difficile da digerire, cioè i Visigoti erano molto legati alle proprie tradizioni tribali e etniche, non sentivano certamente, pur ammirando i Romani, la loro civiltà e desiderando in un certo senso integrarsi nel mondo romano. Non avevano nessuna voglia di perdere le loro caratteristiche etniche e culturali. Teodosio invita addirittura il re Atanarico a Costantinopoli. E Atanarico, che aveva giurato di non mettere mai piede a Roma, si reca a Costantinopoli nell'anno 381-382, se ricordo bene, a gennaio, faceva sicuramente freddo, entra a Costantinopoli accolto con tutti gli onori da Teodosio che va a prenderlo addirittura fuori dalla porta, e il re dei Visigoti, che è vissuto tutta la vita in una situazione sicuramente più modesta di quella che è Costantinopoli, rimane strabiliato nel vedere le ricchezze e la potenza dei Romani. Si racconta appunto che rimanesse colpito da questo fatto e affermasse che non bisognava fare la guerra ai Romani, perché l'imperatore dei Romani era un vero e proprio signore del mondo. La permanenza di Atanarico, che è abbastanza anziano, ormai circa 65 anni, a Costantinopoli, dicevo, dura solo 15 giorni, perché il re muore e verrà sepolto a Costantinopoli in un monumento funebre fastosissimo e addirittura gli verrà dedicata una statua ricoperta d'oro, quale segno di grande stima. Diciamo che Teodosio se li sapeva lavorare questi visigoti, e in effetti per tutta la durata del regno di Teodosio i visigoti saranno degli alleati assolutamente affidabili. Roma in questo periodo di tempo è ancora formalmente una delle capitali dell'impero romano, ma è anche una città sostanzialmente abbandonata a se stessa. Il governo di Roma non viene compiuto da funzionari imperiali, ma dal Senato stesso romano, che è fatto da famiglie ricchissime, i senatori sono circa 600, che possiedono importanti proprietà terriere in tutti gli angoli dell'impero. La grande famiglia degli Anici e dei Simaci hanno proprietà sparse in tutto il bacino del Mediterraneo. Qualcuno di loro si vanta di poter dormire ogni sera in una casa di sua proprietà pur viaggiando dallo stretto di Gibilterra fino a Costantinopoli. Questo vi dà l'idea del potere economico di queste persone. I senatori eleggono ogni anno il prefectus urbis, cioè il governatore di Roma, il quale avrà poi il compito per un intero anno di governare la città. Deve essere un personaggio ricco, perché il primo compito del prefectus urbis del tardo impero è quello di dare una serie di festività e di distribuzioni di alimenti
al popolo per festeggiare la sua carica. Quindi Roma in un certo senso esce completamente dal circuito delle decisioni importanti, diventa una città ricca di storia, di prestigio, ma che si autogoverna. E la figura del Papa in questo momento è ancora abbastanza secondaria, è di fatto soltanto il vescovo di Roma, anche se il pronunciamento che il Papa prende più volte può avere una sua ripercussione, ma è legato molto alla singola persona del pontefice. Tanto è vero che in questo momento storico il prestigio maggiore, l'autorità maggiore ce l'ha il vescovo di Milano, che è appunto Ambrogio. Nell'anno 380 accade un fatto storico assolutamente determinante. Il cosiddetto editto di Graziano e Teodosio, che in effetti è l'editto nominato e emanato a nome dei due fratelli, Graziano e Valentiniano II e Teodosio II. Cosa ci dice questo editto? Ci dice che il cristianesimo diventa religione di Stato. Quindi sono passati soltanto 17 anni dalla morte di Giuliano l'Apostolo, 43 dalla morte di Costantino, e 313 è una settantina d'anni dall'editto di Milano. E il cristianesimo, che era una religione perseguitata, è diventata nel giro di pochi decenni religione di Stato, non solo, una religione a cui non è possibile sottrarsi o dissentire. L'illustrazione che ho messo in questa raffigurazione è quella del Missolio di Madrid, che raffigura su un piatto d'argento un ritratto dell'imperatore Teodosio, abbastanza verosimile tutto sommato, visto altre possibili illustrazioni. L'editto di Teodosio del 380 è particolarmente importante perché sottolinea il fatto che l'unica vera religione cattolica è quella, e quindi l'unica vera religione di Stato, è quella legata al credo di Nicea, del Concilio di Nicea del 325. Ricordate che nel Concilio di Nicea del 325 era stato condannato l'arianesimo, anche se poi questa setta cristiana, questa eresia, aveva continuato a prosperare. Con Teodosio il cattolicesimo diventa formalmente la religione di Stato, non solo il cristianesimo, il cattolicesimo. Tanto è vero che l'anno dopo Teodosio, per rafforzare questa situazione, convocherà un concilio ecumenico, il concilio di Costantinopoli I. Adesso possiamo leggere con calma il testo dell'editto di Teodosio del 380, perché permette di fare delle riflessioni. Il testo porta il nome di Cunctos Populos, che andrebbe tradotto a tutti i nostri popoli, perché chi lo scrive sono i tre imperatori, Graziano, Valentiniano II e Teodosio I, e si rivolgono a tutta la popolazione dell'impero, perché sono sia gli imperatori d'Occidente che gli imperatori d'Oriente. Ecco quello che scrivono. Le nostre maestà, e dunque l'editto ci è stato tramandato attraverso il codice teodosiano, che sarà raccolto circa 50 anni dopo dal nipote di Teodosio, Teodosio II. Allora, leggiamo questo pezzo perché è veramente pieno di suggestioni. Le nostre maestà, quindi Graziano e Valentiniano II, sono i due fratelli imperatori d'Occidente e Teodosio I, imperatore d'Oriente, desiderano che tutti i popoli che governiamo con la clemenza che ci è propria seguano la religione che San Pietro Apostolo ha insegnato ai Romani, il credo che oggi è professato dal pontefice di Roma Damaso e da Pietro, vescovo di Alessandria d'Egitto, uomo di indubbia santità apostolica. Ecco, questa è già una notazione. Viene citato il Papa e viene citato l'arcivescovo, il vescovo di Alessandria. Questo ci fa intuire come il patriarca di Costantinopoli nel 380 non avesse ancora un ruolo così importante, perché il patriarca di Alessandria, che era la terza città per importanza dell'impero, viene estremamente evidenziato. Da notare l'uso del verbo desiderano,
Cioè, il comandamento su quale religione esercitare non lo emana un papa, non lo emana un personaggio religioso, lo emana un'autorità di tipo temporale. È questo che è fondamentale, ecco. È l'inizio proprio di quella commistione tra potere di cesaropapismo o viceversa, tra potere temporale e potere religioso. Andiamo avanti. Questo fatto che abbiamo enunciato, vuol dire che diamo disposizione affinché, secondo l'insegnamento apostolico e la dottrina tramandata dai Vangeli, si debba credere nell'unica divinità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e in tre persone di identica dignità. Ecco, questa è la pietra tombale dell'Arianese, perché per il credo cattolico il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno la stessa dignità e identità. È il mistero della Trinità. Gli ariani, no, gli ariani pensano che Gesù sia un ragazzino che prende ordini dal Padre e lo Spirito Santo arrivi dopo un po' come elemento accessorio. Va avanti l'editto. A coloro che seguiranno questo precetto diamo ordine che siano chiamati con il nome di cristiano cattolici. Tutti gli altri invece saranno considerati come stolti eretici perché sosterranno l'infamia del loro credo, fondamentalmente gli ariani. Alle loro assemblee sarà precluso l'assumere la denominazione di chiesa, quindi gli ariani non possono nemmeno costruirsi una chiesa. Tutti questi eretici saranno per prima cosa condannati dalla punizione divina e subito dopo dal nostro volere e infine dalla nostra autorità che ci perviene direttamente dal giudice celeste. Questo è un passo straordinario. Quindi l'imperatore emana questo editto che fa diventare il cristianesimo cattolico religione di Stato, perché è Dio direttamente che investe di autorità il potere temporale. E quindi è superiore a quello di un papa che non esiste. Questa è una narrazione che è completamente diversa da quella che sarà in tutti i secoli del Medioevo la narrazione ufficiale della Chiesa cattolica. Qui il potere del papa non esiste praticamente. È l'imperatore che decide cosa è giusto, cosa è sbagliato e guarda caso Teodosio ci ha visto lontano perché ha usato il cristianesimo di fatto come un'arma. C'è da fare una riflessione. Lui obbliga tutta, almeno formalmente, tutta la popolazione dell'impero romano a diventare cristiana cattolica e ha alle porte di casa, a poche decine di chilometri da Costantinopoli, 100-150 mila visigoti ariani, particolarmente agguerriti, che non hanno nessuna intenzione di abbandonare la loro eresia. Allora, che gioco sta facendo questo imperatore? È interessante questo fatto. Pensa che i visigoti rimarranno del tutto inermi davanti a una presa di posizione. O come più probabile, i visigoti e i germani non sono ancora considerati sudditi dell'impero romano, ma un qualcosa di assolutamente inferiore di rango, condannati al limbo da parte dell'autorità temporale romana. Questa è una riflessione che bisogna fare e che spiega molto di quello che succederà nei decenni successivi. Infatti, l'errore strategico clamoroso dell'imperatore romano è stata la mancanza di accoglienza. Sono stati fondamentalmente stupidi, ribadisco, stupidi, perché dovevano, l'unica speranza che avevano di salvare la baracca era di accogliere e di dare la stessa dignità alle popolazioni germaniche. Ma non ci riescono perché, come vedete qua, sono capaci di accogliergli, di dargli la terra, ma li considerano sicuramente di rango inferiore. Teodosio va avanti in questa storia, va avanti perché nel 381 convoca addirittura in una sala del suo palazzo imperiale di Costantinopoli, vedete anche la connotazione geografica, una sala del palazzo imperiale, non formalmente in una chiesa, anche se poi le sedute andranno avanti nella chiesa di Sant'Irene, che è una delle più antiche di Costantinopoli. Un concilio ecumenico che è il concilio di Costantinopoli I, il quale ribadisce
contenuti dell'editto di Teodosio e del concilio di Nicea. Quindi chi va in chiesa, quando pronuncia il credo, sappia che pronuncia l'antica formula del credo niceno costantinopolita no. Quindi queste non sono robe piallate per aria che chissà quando, come, eccetera, eccetera. È assolutamente realtà storica che viviamo ancora tutte le domeniche per i credenti che frequentano le nostre parrocchie. Ogni parola del credo è calcolata sul Concilio di Nicea e il Concilio di Costantinopoli I. Tutto quello che non c'è in quel credo non è eretico. E poi vedremo nel corso degli anni le varie evoluzioni di questa scelta. L'affermazione del credo niceno-costantinopolitano è importantissima a Oriente soprattutto. L'Occidente rimane ancora un po' alieno, anche perché di pagani in Occidente ce ne sono ancora parecchi. È in questo periodo storico che si forma la gerarchia dei cosiddetti patriarcati. I patriarcati sono cinque. Il primo, in ordine di importanza, che poi non è un patriarcato, è il Papa di Roma, seguirà il patriarca di Costantinopoli perché è importante, perché risiede vicino all'imperatore. Il terzo patriarca, per ordine di importanza, è quello di Alessandria d'Egitto, perché l'Egitto è la regione più popolosa di tutto l'Oriente. Il quarto è quello di Gerusalemme e il quinto è quello di Antiochia. È una gerarchia che attraverserà i secoli della storia del cristianesimo. C'è da dire una cosa fondamentale. Davanti a un editto come questo, chi non era cristiano o era pagano, ma comunque esercitava la propria fede con opportunismo, una certa tiepidità, eccetera, eccetera, a questo punto sente la necessità di diventare cristiano, perché se non diventi cristiano, soprattutto in Oriente, la carriera non la fai. Questo spiega perché nel giro di pochi decenni la popolazione imperiale dell'impero romano, in cui i cristiani erano una minoranza, diventano rapidamente la maggioranza, ma è un problema di opportunità politica, non è un problema religioso in questo momento, perché se l'autorità costituita ti dice che o diventi cristiano o vai a finire in margine alla società, figuriamoci chi non diventa cristiano. Come diceva Enrico IV, Parigi va bene una messa, la cittadinanza romana, il poter esercitare il proprio lavoro, la propria vita, eccetera, vale bene una conversione cristiana. Tanto i pagani ormai loro stessi, per la maggioranza, non credevano nemmeno più all'antica religione dei loro padri. Quindi cambia nel giro di pochi decenni, sostanzialmente sotto la spinta del potere temporale, il terreno di fede e di credenza dell'impero romano. Rimangono presenti le grandi eresie che ci sono già tutte in questo momento. Quindi ci sono gli ariani, che sono importanti perché tutti i barbari sono ariani, ci sono già i monofisiti, soprattutto in Siria e in Egitto, cioè quelli che credono che Gesù Cristo non sia un ragazzino, sia una divinità pari al Padre, e ci sono i nestoriani, che sono i più raffinati, che è un'eresia siriana, che sostengono che fondamentalmente Gesù Cristo nasce come un bambino e lo Spirito Santo arriva dopo e lo fa diventare divino. Quindi ci sono tutte queste, poi ci sono, se vogliamo entrare nei particolari, ci sono i manichei, ci sono gli gnostici, ci sono tantissime religioni che sono religioni eretiche che sono andate avanti poi nei secoli. Lo stato simbolo di questa grandissima confusione teologica è il Libano. Il Libano di oggi andrebbe protetto come una riserva naturale, perché nell'arco di pochi chilometri ci sono tutte le confessioni e le eresie dell'antichità che vengono attualmente praticate. Tutte in Libano sono. Forse possiamo togliere gli armeni, che comunque sono monofisiti anche loro. Quindi il Libano andrebbe salvaguardato. Infatti, come vedete, la convivenza tra le varie etnie del Libano, più sono arrivati i musulmani dopo il 630, quindi
Vi lascio immaginare la complessità della situazione libanese. Roma, vi ho accennato, è lasciata un po' a se stessa. A Roma il partito pagano è ancora molto forte, però è un partito di elite perché ci sono le famiglie senatorie, ci sono delle convenzioni anche tra i senatori, ma sostanzialmente è il popolo romano che ha scelto di diventare cristiano. Il processo è stato studiato molto bene dal grande storico inglese Peter Brown, il quale ha individuato la necessità della dipendenza da parte del popolo di questo periodo storico da parte della ricca classe senatoria. Allora, praticamente la plebe romana, che in questo momento ascende a circa 500.000 persone, vive sostanzialmente grazie alle elargizioni di grano, di generi di prima necessità che fanno le famiglie senatorie più ricche. Con il paganesimo, queste sovvenzioni venivano distribuite fondamentalmente nei templi degli antichi dei. Che cosa fa la nuova gerarchia di potere cristiano? Utilizza esattamente le stesse modalità dell'antico paganesimo per ingraziarsi il favore popolare. Mentre i pagani perdono terreno, le grandi basiliche romane cominciano a elargire grano, vestiti, tutte quelle cose che rendono il popolo di Roma riconoscente nei confronti di questa nuova religione. Tenete presente che lo stesso Peter Brown ha calcolato nella città di Roma del IV secolo la presenza di 175 giorni di feste. Quindi questi praticamente non lavoravano. Un giorno o due su tre non si lavorava, si viveva di sovvenzione. In più, le nuove basiliche che stanno sorgendo a Roma sono particolarmente fastose, i mosaici li rendono scintillanti, piene di meraviglie, e le processioni che i vescovi fanno nei momenti importanti dell'anno liturgico sono altrettanto attrattive delle antiche feste pagane. Ci sono delle eccezioni, i Saturnali, ad esempio, che sono una festa tipicamente invernale, andranno avanti fino al VI secolo. Fino a Teodorico ci sono ancora i Saturnali, perché certe pratiche superstiziose sono difficili da scucire dal vestito del popolo, insomma. Però è un processo lungo, ma su cui il cristianesimo ormai è in vantaggio rispetto al paganesimo, perché si restringe il campo di attività, il campo di possibilità del paganesimo. Gli stessi giochi circensi subiscono una modulazione. I giochi gladiatori vengono praticamente abbandonati verso la fine del IV secolo. Non vengono sostituiti, vengono sostituiti con un'altra modalità di spettacolo, anzi due. L'ippodromo, che diventa lo spettacolo principe, quindi le corse dei carri, e si formano i quattro partiti legati agli aurighi, quindi i verdi, gli azzurri, i rossi e i bianchi. Poi i rossi e i bianchi, col passare degli anni, spariranno e rimarranno sia a Roma che a Costantinopoli soltanto i verdi, che di solito sono il partito del popolo, e gli azzurri, che sono gli aurighi, le bighe o le quadrighe dell'imperatore. Detto questo, l'altra sostituzione avviene con i giochi circensi. I giochi circensi dei gladiatori vengono eliminati e sono sostituiti da lotte tra uomini e belve feroci, le cosiddette venaziones. Le venaziones andranno avanti fino a metà del VI secolo, tanto è vero che Teodorico, per il matrimonio della figlia Malassunta, fa arrivare dall'Africa tantissime navi cariche di belve feroci, siamo nel 519, quindi sappiamo che almeno fino a metà del VI secolo questi spettacoli truculenti vanno ancora avanti e a Costantinopoli proseguiranno, anche se un po' sottotono, anche lì per moltissimo, moltissimo tempo. La Chiesa accetta queste cose perché in fondo le belve sono belve, non sono esseri umani e i cavalli sono cavalli. Però è ovvio che in questo modo il popolo di Costantinopoli, scusate, il popolo di Roma si abitua a un altro tipo di dinamica. Anche qui il cristianesimo prende sempre più
terreno per opportunità. Diciamo che abbiamo una parte delle conversioni che avvengono sicuramente per fede e per il maggiore spessore, se vogliamo, forse filosofico del cristianesimo rispetto al paganesimo. Ma molte conversioni sono assolutamente di necessità e di opportunità. Poi, ovviamente, i pagani non erano mica tutti come Giuliano l'Apostata, non è che sapessero tutti di filosofia neoplatonica, che avessero letto Plotino, Proclo, Giandrico, i filosofi neoplatonici. Erano fondamentalmente degli ignoranti anche loro, insomma, tra paganesimo e cristianesimo non c'era molta differenza. In più il culto dei santi sapeva sostituirsi benissimo a quello delle varie divinità. Anche la raffigurazione stessa iconografica dei santi è una modalità particolare di sacralizzazione del territorio. Lo dico io, lo dicono gli antropologi culturali. Ad esempio, nelle campagne dove c'erano i tabernacoli con le divinità del posto che segnavano i campi, lentamente questi spariscono per essere sostituiti con immagini sacre cristiane. Il classico ce l'avete in Austria, in Alto Adige, quando camminate per le campagne del Sud Tirolo, trovate tanti tabernacoli con dentro il crocifisso e la Madonna, anche in Toscana ce ne sono tanti. È una forma di sacralizzazione del territorio tipicamente pagana, assolutamente pagana, che comincia a prendere piede proprio in questo periodo storico. Il momento cruciale di cambiamento tra cristianesimo e paganesimo è circa intorno all'anno 380. Avviene una situazione che in un certo senso è esemplare, ed è questa: nel Senato romano esisteva un altare dedicato alla Dea della Vittoria. La Dea della Vittoria è una piccola dea che veniva nell'antichità classica rappresentata sul palmo della mano di Atena, della dea Minerva. La Dea della Vittoria, che c'è nel Senato romano, era un'antica statua d'oro che i romani avevano sottratto, ai tarantini durante la guerra contro Taranto del III secolo a.C. Da quel momento la statua era rimasta all'interno del Senato e i senatori, quando entravano nel Senato, facevano sacrifici alla statua della Dea della Vittoria. Di rappresentazione della Vittoria Alata ne abbiamo tantissime. È stata riciclata, come vi ho detto, anche ai tempi moderni, tanto è vero appunto che c'è la colonna del Kaiser a Berlino che ha su la sua bella Dea della Vittoria. Oggi dell'altare della Vittoria nell'atrio della Curia del Senato romano abbiamo soltanto il basamento di marmo, perché la statua d'oro è sparita nel corso dei secoli ed è sparita per questo motivo fondamentale che adesso andiamo a vedere. Vi ricordate, ve l'ho accennato, che l'imperatore non era soltanto un capo civile, era anche un capo religioso, perché assumeva in sé varie cariche, sia civili che religiose. Allora, l'imperatore aveva una serie di cariche civili, era console, era pretore, era questore, ma soprattutto aveva il potere esecutivo che gli era dato dalla tribunicia potestas, cioè dal potere esecutivo dei tribuni della plebe. Infatti, se voi andate a leggere le iscrizioni sui monumenti romani, troverete, non so, Traiano per la terza volta console, per la terza volta tribunicia potestas, cioè ha assunto la tribunicia potestas per la terza volta, PP Pontifex Maximus, capo della religione ufficiale dell'impero. Infatti abbiamo raffigurazioni dell'imperatore con il capo coperto da un velo, che è una raffigurazione di pietas religiosa, e ce l'abbiamo a partire da Augusto, in alto a sinistra, per passare all'imperatore Lucio Vero, quindi siamo al tempo di Marco Aurelio, Adriano e infine Massenzio, alla vigilia di Ponte Milvio. Nell'arco di 3 secoli vedete come la rappresentazione dell'imperatore come pontefice massimo sia rimasta sempre invariata. Questo fatto non poteva essere assolutamente accettato dalla nascente e potente Chiesa Cattolica, ed è la prima cosa
su cui Sant'Ambrogio combatterà la sua battaglia. Lo strumento, il braccio armato di Sant'Ambrogio è l'imperatore Graziano, che ha soltanto 20 anni e obbedisce ciecamente alle istruzioni del suo maestro. Infatti, Graziano, nell'anno 380, lo stesso dell'editto di Teodosio, rifiuta di assumere la carica di pontefice massimo. Questo è un fatto clamoroso, perché un imperatore che rifiuta la carica di pontefice massimo contraddice tutti i 4 secoli di storia precedente. Ma Graziano fa di peggio. Nel 382, soltanto 2 anni dopo, ordina il sequestro dei beni dei templi pagani. Ora, i templi pagani erano ricchi, avevano latifondi, avevano armenti, avevano una serie di facilitazioni che servivano sostanzialmente a pagare i culti. I culti pagani erano abbastanza costosi perché, voi capite, i sacrifici che andavano fatti periodicamente agli dei dell'antichità classica comportavano il sacrificio di animali. Da chi era più ricco poteva permettersi di sacrificare dei buoi, delle vacche, chi era più povero si accontentava di un coniglio, di una gallina. Poi le carni venivano distribuite dopo la cerimonia e si facevano dei banchetti celebrativi. Senza più un'alimentazione di tipo economico, il paganesimo è strozzato, è destinato a morire, un po' come se oggi non, i fedeli cessassero di dare l'elemosina in chiesa. Insomma, lentamente la situazione si deteriora, insomma, la mancanza economica devasta la pratica della religione pagana. Nel caso di Graziano, la cosa è particolarmente curiosa perché Graziano aveva avuto un precettore pagano, il poeta Ausonio, che è uno dei più raffinati letterati dell'ultimo del tardo impero romano. E quindi evidentemente i suoi insegnamenti non avevano inciso più di tanto. Questo ci fa anche pensare che la personalità di Ambrogio fosse particolarmente affascinante e magnetica. Questo cambiamento è devastante perché a questo punto la classe senatoria romana si trova senza i luoghi di culto a cui è abituata, deve mettere mano alle proprie risorse economiche per mantenere i templi degli dei. Allora, nell'illustrazione potete vedere cos'era la Roma della fine del IV secolo, un tripudio di statue dorate, di templi ricoperti di meraviglie. All'interno di questi templi poi c'erano statue di bronzo, d'oro, d'argento, ricchezze enormi accumulate per secoli come atti di fede, no? Di donazione. Il paganesimo era ancora ben praticato nelle Gallie, nelle Britannie, in parte nel nord della Germania e della Spagna, ma ormai era una vicenda che si andava totalmente chiudendo. Nel 384, davanti a questa situazione di degrado dei culti pagani, il prefetto dell'Urbe, ricordate il governatore della città, che è un senatore di alto lignaggio, Quinto Aurelio Simmaco, che appartiene alla famiglia dei Simmaci, è un antenato del Simmaco che troveremo poi al tempo di Teodorico, indirizza all'imperatore Graziano una supplica che è la testimonianza di come le cose ormai fossero assolutamente irrevocabili. Ne nasce la cosiddetta questione dell'altare della vittoria, che ci fa vedere perfettamente a che punto eravamo giunti. Allora, leggiamo un pezzettino della lettera che Simmaco indirizza all'imperatore Graziano. È quasi certo che l'imperatore non l'abbia nemmeno letta. La letta invece Ambrogio, che risponderà per le rime. Dice: noi dunque, senatori pagani, chiediamo che sia restaurata l'antica religione che così a lungo ha giovato allo Stato romano. Possiamo senza dubbio elencare i principi dell'una e dell'altra fede, entrambi i dettami dei rispettivi credi religiosi. Costoro hanno seguito nel primo caso la religione dei padri e nei tempi più vicini a noi non li hanno cancellati. Se la religione degli antichi non costituisce un esempio da seguire, lo sia almeno la tolleranza che noi antichi
avevamo nei confronti degli altri. Chiediamo, andando avanti, dice Sinaco all'imperatore, di rimettere al posto la statua della Vittoria perché questo fatto ci renderà sicuramente più forti nei confronti di questi barbari che insidiano il potere imperiale. L'eternità vostra, così si rivolge all'imperatore, è di molte cose debitrice alla Vittoria e di altre lo sarà ancora in futuro. Ostacoleranno invece il suo potere, i quali che rifiuteranno di sottomettersi all'antica tradizione romana. Ora, questa invocazione di Simaco cade praticamente nel vuoto, perché, vi dicevo, Graziano probabilmente non la legge nemmeno. La legge Ambrogio, che scrive una lettera, la numero 17, al sovrano, in cui lo redarguisce intimandogli di non compiere assolutamente il gesto di rimettere l'altare al suo posto. E Graziano obbedirà per l'ennesima volta ad Ambrogio. Le cose però cambiano proprio nell'anno seguente. Il rifiuto di Graziano di assumere, negli 2 anni seguenti, di assumere la carica di pontefice massimo, e dopo il 382 che ha segnato il sequestro dei beni impagati. Un usurpatore molto valido da un punto di vista militare, che è il comandante delle truppe romane dell'isola Britannia, si ribella, attraversa la Manica e sbarca sul continente, sconfiggendo e uccidendo il giovane imperatore Graziano. Questo imperatore si chiama Magno Massimo, è di origine germanica e, anche se non è dichiaratamente pagano, è comunque tollerante nei confronti del paganesimo. Naturalmente ha il sostegno delle truppe occidentali, le quali sono ancora per buona parte, si calcola i 2/3, sono pagane, e quindi riesce a prendere il potere e osserviamo un fatto interessante. Teodosio per l'ennesima volta si rivela un uomo dotato di grandi opportunità, perché non muove guerra improvvisamente all'usurpatore, che pure ha ucciso Graziano, che è il suo co-imperatore, ma lo lascia governare indisturbato per qualcosa come 5 anni. Durante questi 5 anni, dal 383 al 387, il paganesimo riprende forza in Occidente, come riprende forza l'eresia ariana, perché Massimo inaugura una forma di tolleranza, una forma di tolleranza che Ambrogio non può assolutamente tollerare. A un certo punto, alla fine del 387, l'imperatore e usurpatore Massimo lascia le gaglie e scende verso Milano con il pretesto che ci sono state delle incursioni di barbari alla frontiera con i paesi slavi, con l'odierna Slovenia, con la Croazia, eccetera, eccetera. Davanti all'avvicinarsi di questa minaccia, l'imperatrice, le sue figlie, Beatrice Giustina, la vedova di Valentiniano I, le sue figlie e il ragazzo Valentiniano II fuggono a Costantinopoli e vanno a mettersi sotto l'ala protettrice dell'imperatore Teodosio. Valentiniano II, che è un ragazzino di 14 anni circa, ha una sorellina particolarmente graziosa, che si chiama Galla e ha neanche 13 anni. Quando Teodosio la vede alla corte di Costantinopoli, nonostante Teodosio abbia 39 anni, quasi 40 anni, si invaghisce della ragazzina e chiede alla madre, l'imperatrice Giustina, che si è recentemente convertita dall'arianesimo al cattolicesimo anche lei, di poterla sposare. Ora, oggi sarebbe Teodosio il pedofilo. Però di fatto lì c'entrava la ragione di Stato. L'imperatrice concede la mano della figlia a Teodosio a patto che Teodosio dichiari guerra al Massimo, muova verso Occidente e in questo modo rimetta sul trono il giovane Valentiniano II. Sono tutte cose che si verificano e dal matrimonio tra Teodosio e Galla nascerà poi Galla Placidia, un personaggio così importante che avremo modo di studiare e discutere
in una delle prossime elezioni. Le truppe di Teodosio marciano verso l'Occidente e sconfiggono facilmente l'usurpatore Massimo ad Aquileia, il quale viene messo rapidamente a morte con soddisfazione di tutti e per primo di Ambrogio, perché vede in questo modo ricostituito il potere della sua egemonia cattolica. Il ragazzo Valentiniano II però non viene messo sul trono di Milano, ma viene spedito nelle Gallie con una guardia del corpo che è il generale Arbogaste. Questo è il braccio destro di Teodosio ed è un generale franco pagano. Ma Teodosio non ha alcun interesse a fargli cambiare il proprio credo perché come soldato Arbogaste sa il fatto suo. Il periodo in cui Valentiniano II trascorre a Vienna, nel corso dell'Odono, nella Gallia Romana, dura poco più di un anno e il ragazzo viene trovato impiccato o nelle sue stanze o un albero, probabilmente ucciso dai sicari di Arbogaste. In questo modo viene eliminato un possibile concorrente. Non tanto a Teodosio, ma un concorrente allo stesso Arbogaste, perché è molto probabile che la classe senatoria romana si sia già messa in contatto con Arbogaste in un ultimo e disperato tentativo di rivitalizzare il paganesimo. A questo punto Arbogaste in teoria è l'uomo più potente di tutto l'Occidente, ma non può governare per il semplice fatto che non può essere nominato imperatore in quanto di etnia barbarica. E in più anche pagano, quindi non può assolutamente assumere i simboli regali. In più, nell'anno 391, l'assassinio del paganesimo è completo. Vengono emanati, sempre a Tessalonica, gli editti, i decreti attuativi dell'editto del 380. Con questi decreti non solo è proibito praticare il paganesimo, ma chi pratica culti pagani si espone addirittura a gravi pene. E leggiamo l'editto di Teodosio. Questo forse è il punto più importante della lezione di oggi, perché segna proprio il giro di boa della storia. Da questo momento in avanti, chi vuole praticare il paganesimo lo fa a suo rischio e pericolo. Come vedete, sono passati soltanto 80 anni dall'editto di Serdica di Galerio che concedeva la libertà di culto. In 80 anni una religione che aveva soltanto il 10% della popolazione dell'impero è diventata una religione di maggioranza. Dice l'editto: nessuno alteri la propria purezza praticando dei riti sacrificali, nessuno sacrifichi delle vittime innocenti, quindi degli animali, nessuno si avvicini ai santuari o entri nei templi degli dei pagani e volga lo sguardo alle statue scolpite da mano umana, perché non si renda colpevole e meritevoli di sanzioni divine e umane. Questo decreto ammonisca parimenti i giudici, in modo che se qualcuno dedito a un rito profano entra in un tempio di qualche località mentre è in viaggio, oppure nella sua stessa città con l'intenzione di pregare gli dei, venga costretto a pagare immediatamente 15 libbre d'oro e tale pena non venga estinta se non si presenti innanzi a un giudice e consegni tale somma con pubblica attestazione. Vigilano sull'esecuzione di tale precetto e con impegno i governatori, i presidi e i loro subalterni. Ora, davanti a un'imposizione del genere, è ovvio che il paganesimo è di fatto morto, perché soltanto le personalità più ricche di Roma, che è un po' un'isola franca, possono continuare a proclamarsi cristiani, pagani. Il paganesimo sopravviverà anche nelle campagne, perché il controllo è meno efficace e, come abbiamo visto, il passaggio tra paganesimo e cristianesimo nelle campagne è quasi indolore, perché poi di fatto santi, figure importanti del cristianesimo, si sostituiscono senza colpo ferire agli antichi divinità pagane, no? Pensiamo al culto dei santi, pensiamo, come vi ho detto, alla sacralizzazione del territorio, alle Madonne del Latte, che sono una
trasfigurazione della dea Artemide, insomma, una serie di situazioni di questo tipo. Dopo la morte di Valentiniano II, ucciso in quel modo di pseudo-suicidio alla corte di Vienne, il Senato romano ha un ultimo rantolo di dignità e con l'aiuto del generale Arbogast, che si è recato a Roma, nomina un imperatore cristiano, ma di visione liberale, cioè che permette i culti pagani. Questo imperatore è un retore, cioè un insegnante di grammatica e filosofia che si chiama Flavio Eugenio, che è l'ultimo imperatore, se non pagano, che permette i culti pagani. Eugenio fa rimettere al suo posto la statua dell'altare della vittoria, no? Questo balletto dentro fuori, perché i simboli poi alla fine contano di più dei concetti, no? E a questo punto lo scontro è determinante, perché l'editto di Teodosio, l'editto attuativo, ha creato delle situazioni devastanti. La più importante è la distruzione del Serapeum, non tanto per la distruzione del tempio di Giove Serapide, che era ad Alessandria d'Egitto, che era un tempio enorme, grande più o meno quanto San Pietro, tanto per darvi un'idea, San Pietro moderno, era lungo 190 metri il tempio di Giove Serapide, quindi la distruzione terrificante, non è rimasta in piedi una colonna, ma perché annesso al tempio di Giove Serapide c'era, che qui vedete ricostruito, c'era una grande biblioteca con qualcosa come 50.000 volumi che i cristiani fanatici assaltano e bruciano. E questa cosa qui la vedete benissimo nel film dedicato ai pazzi di Alessandria, no? Che è uscito qualche anno fa a cinema. C'è proprio una scena, la trovate su YouTube facilmente, la scena della distruzione del Tempio di Serapide. Il danno della perdita di 50.000 volumi è enorme, anche perché era probabilmente una biblioteca più di tipo tecnico-matematico che di tipo letterario. E quindi abbiamo perso buona parte del sapere dell'antichità da un punto di vista tecnico. Rimane in piedi la biblioteca di Alessandria, il museo, che è un'altra cosa. Quella ha qualcosa come 200-300 mila volumi, non si è mai capito fino in fondo. Qualcuno dice addirittura 700 mila volumi. Resisterà pur con qualche devastazione fino alla conquista degli Arabi del 641, quando il califfo Omar userà i libri della grande biblioteca di Alessandria per alimentare le fornaci delle terme di Alessandria d'Egitto. E ci siamo fregati praticamente il 90% del patrimonio culturale dell'umanità. È difficile continuare ad avere fiducia negli esseri umani dopo queste cose. Non è durante questo episodio che la povera Ipazia viene uccisa, dovranno passare ancora 15 anni prima che venga fatta a pezzi dai cristiani fanatici, perché Ipazia non è come nel film che viene uccisa rapidamente, no, no, viene proprio smembrata e tagliata a pezzi con delle conchiglie affilate, perché aveva dei grossi difetti secondo gli uomini del tempo. Era donna, per prima cosa, era molto intelligente, aveva scoperto delle leggi di astronomia interessantissime, e poi anche se non pagana era comunque agnostica e quindi andava fatta fuori. Uno dei crimini più infami di tutta la storia della civiltà umana. Io non capisco perché non ci siano delle piazze o delle strade con delle statue dedicate ai pazzi. È una cosa veramente indecente, veramente indecente. Una cosa mi fa poi pensare che certi discorsi sulla parità di genere siamo assolutamente campati per aria, perché da un punto di vista culturale siamo ancora nella preistoria. Dicevamo che a questo punto l'editto di Teodosio attuativo rende impossibile praticare il paganesimo. Allora, e questa è una visione che hanno molti teologi cattolici particolarmente intelligenti, come costringi milioni di persone che fino a ieri andavano nei templi a sacrificare polli, galline e conigli, a diventare cristiane?
Ci vuole un'invenzione, l'invenzione è quella del peccato e della punizione attraverso l'inferno, che prende piede proprio alla fine del IV secolo. Il concetto di colpa e di punizione legato alla colpa per chi non segue i precetti della Chiesa è un qualcosa che c'è sempre stato, ma prende particolarmente vigore nel catechismo della fine del IV secolo. Questo facilita le conversioni dei più semplici, dei più modesti. Poi, signore, io non intendo, avendolo poi studiato tanto, non nego il fatto che esista il male, personalmente credo anche al diavolo, qui lo dico a scanso di equivoci, però l'uso strumentale del peccato dell'inferno viene utilizzato con estrema saggezza in questo momento storico ed è uno dei motivi che spingono le persone a convertirsi. Quindi il cristianesimo diventa un fatto di grande opportunità e vantaggio politico. Abbiamo un esempio del cristianesimo di questo momento storico in uno dei mosaici più belli che esistono tuttora e che è nella chiesa di Santa Pudenziana a Roma. E questo stupendo mosaico del Cristo in trono che è della fine del IV secolo. Vi invito a guardare con attenzione, io non l'ho ancora visto, mi riprometto la prossima volta che vado a Roma, la prima cosa che faccio è andare a vedere questo mosaico, perché è di una meraviglia, di una qualità tecnica fantastica, le tessere sono piccolissime e vedete che Dio Padre è rappresentato attraverso la simbologia della croce, sotto c'è il figlio e ci sono i simboli dei quattro evangelisti sullo sfondo che chiudono. Santa Pudenziana è stata completamente ristrutturata. Per fortuna hanno salvato questo stupendo, nel corso dei secoli, questo stupendo mosaico che è uno dei più antichi che abbiamo. Ecco, questa è la basilica dal di fuori, pochi penserebbero che dentro c'è una meraviglia del genere. C'è una divisione ideologica di fondo che penso vi sia chiaro. Il paganesimo attribuiva all'uomo ogni capacità di distinzione di potenzialità sul proprio corpo. Per il cristiano il corpo non è più proprietà dell'essere umano e della sua autocoscienza, ma è un dono di Dio di cui il credente deve rendere conto al suo creatore. Quindi capite che in questo momento la divaricazione inizia a essere estremamente importante e influenza poi tutta l'ideologia seguente anche oggi, come vedete ancora nel dibattito, ad esempio sulla morte, sul fine vita, eccetera, dal punto di vista medico, sono idee che tornano e ritornano. Teodosio non può che obbedire al richiamo di chi? Del solito Ambrogio, che lo chiama da Costantinopoli e gli dice chiaramente di venire di corsa in Occidente perché qui i pagani si stanno allargando un po' troppo. Teodosio raduna un enorme esercito, ma fondante di questo esercito è un corpo di spedizione di ben 20.000 visigoti, che sono tanti. I visigoti sono ariani, sono eretici, quindi in teoria dovrebbe lasciarli stare, ma sono cristiani e sono sempre meglio dei pagani. Per cui armiamoci e partite, partono tutti verso Occidente e alla soglia carsica dell'Italia, l'episodio che cito qua è quello legato alla famosa strage di Salonicco che comportò nel 390 per Teodosio l'essere escluso dai riti religiosi fino al perdono di Sant'Ambrogio, però ci dà l'idea di quanto Teodosio fosse succube anche lui di questa personalità straordinaria che era Sant'Ambrogio. E i due grandi eserciti, quello dei pagani, di Eugenio, del capo dei senatori che si chiama Nicomaco Flaviano e del generale Arbogaste, che sono tutti pagani, gli ultimi due, marcia verso il Friuli e si incontra proprio al confine tra Friuli e Slovenia col grande esercito di Teodosio che viene da Oriente. E questa è forse la battaglia più epocale e importante di tutto il mondo tardo-antico, ai primi di settembre dell'anno 394. Sul fiume Frigidus, che dovrebbe essere il fiume di Pacco,
combinazione ci sono passato quest'anno, perché andavo in Slovenia e sono passato proprio lì nella Valle del Vipacco, che è un bellissimo posto collinare con degli altopiani, e ti fa capire che come la battaglia è un terreno ideale per uno spiegamento di grandi quantità di uomini. All'inizio la battaglia è favorevole ai pagani. Nella mattinata i pagani sembra che abbiano sopravvento, ma questo sopravvento viene pagato a caro prezzo dai visigoti, perché Teodosio ha schierato i visigoti davanti a tutti, per cui i 20.000 visigoti vengono massacrati, perdono quasi il 50% dei loro effettivi, se la legheranno al dito. Prima di tutto perché per l'ennesima volta capiscono che sono cittadini alleati di serie B. E poi perché l'autore materiale di questo schieramento è un generale di cui sentiremo ancora parlare, che si chiama Stilicone, che è un generale di origine vandala, quindi un germano, un tedesco, che è il braccio destro di Teodosio. Tra i Goti che combattono la battaglia del Vipacco, del Frigidus, c'è un altro personaggio storico importante, un giovane guerriero goto che sopravvive, che si chiama Alarico, che sentiremo anche in questo caso nominare più avanti. Nel pomeriggio, dopo l'iniziale successo dei pagani, si alza un vento terribile, probabilmente la Bora, che soffia da oriente a occidente, e pare che le frecce e le armi dell'esercito pagano vengano deviate da questo vento fortissimo, per cui i cristiani cattolici stravincono con l'aiuto degli ariani. Comunque i cristiani vincono i pagani. L'imperatore usurpatore Eugenio gli viene tagliata la testa, viene proprio giustiziato. Il generale Arbogaste e il capo dei senatori Flaviano si suicidano, come fanno tutti i pagani coerenti con se stessi. Con questa battaglia termina praticamente la storia del paganesimo in Occidente. Non ci sarà più praticamente la possibilità di uno sviluppo organico del paganesimo, perché sostanzialmente dopo una sconfitta del genere non ci sono più nessuna possibilità di recupero. Il paganesimo sopravvive e sopravviverà ancora a lungo in giro per l'Europa. Pensate che l'ultima regione europea a convertirsi al cristianesimo saranno i paesi baltici, Lettonia, Lituania, Estonia nel XIV secolo, e quindi il paganesimo continuerà a sussistere, però senza più avere un'importanza politica determinata. Teodosio torna a Milano nell'autunno del 394, ma sopravvive soltanto un paio di mesi, perché il 17 gennaio del 395 l'imperatore a cui il cristianesimo deve praticamente tutto, sono sempre stupito perché non l'abbiano fatto santo, perché di fatto Teodosio era coerente da un punto di vista ideologico, cattolico praticante, ha fatto fuori i pagani. Come mai non sia diventato santo? Beh, me lo sono sempre chiesto. Teodosio muore il 17 gennaio, a poco più di 50 anni, muore a Milano, nel freddo inverno milanese, probabilmente di polmonite o di stenti per tutte queste battaglie che ha combattuto negli anni del suo regno. Importante è quello che avviene 2 mesi dopo, nel febbraio del 395, quando Ambrogio pronuncia la orazione funebre dell'imperatore, e lo fa tenendo per mano il piccolo Nonio, perché Teodosio lascia 2 figli, Arcadio che ha 18 anni, che ha avuto dalla prima moglie. Ad Onorio va l'impero d'Occidente, ad Arcadio andrà l'impero d'Oriente. E Ambrogio davanti al corpo di Teodosio pronuncia una serie di elogi, di encomi contro l'uomo che ha salvato il cristianesimo dall'ultima minaccia dei pagani. Ormai per i pagani non c'è proprio più possibilità di, come si può dire, di spazio, di esercitare il proprio culto. C'è una testimonianza molto efficace che è quella di San Girolamo. San Girolamo in questo momento vive in Terra Santa,
dove si è dedicato alla traduzione della Bibbia e dalla Terra Santa ha una corrispondenza continua con alcune matrone di Roma che lo seguono come guida spirituale. C'è una lettera molto suggestiva di una matrona romana che scrive a San Gerolamo, lamentandosi del fatto che ci sia un suo congiunto abbastanza avanti negli anni che si rifiuta di abbandonare gli antichi riti pagani. E Gerolamo gli dice di non insistere perché tanto ormai è destinato a sparire insieme a questi altri personaggi che non sanno rassegnarsi. Il passaggio di San Gerolamo è molto bello, vale la pena di rileggerlo, ci descrive la Roma dell'inizio della fine del IV secolo, comunque dell'inizio del V. Il Campidoglio coperto d'oro va in rovina. Il Campidoglio è il colle dove adesso c'è il municipio di Roma, che anticamente, al tempo di Gerolamo, era occupato dal tempio di Giove Capitolino, che era completamente ricoperto d'oro, la divinità più importante di tutta Roma. Il Campidoglio coperto d'oro va in rovina. Fuligine e ragnatele ricoprono tutti i templi degli dei pagani di Roma. La città intera è scossa dalle sue fondamenta e il popolo di Roma sfila davanti ai luoghi di culto diroccati per recarsi alle tombe dei martiri. Ecco, vedete la sostituzione dei martiri, degli dei con i martiri, no? Sembra che il popolo abbia bisogno per forza di qualcuno da adorare. Qualcuno che sia vicino, che sia territorialmente tangibile. Pensate a tutte le feste patronali che abbiamo in Italia. Ogni paese ha il suo santo patrono e fa la festa patronale. Nell'antichità c'erano gli dei pagani, si faceva esattamente lo stesso esercizio. Se la comprensione umana non riesce a fare abbracciare la vera fede cristiana, almeno, questo è riferito alla matrona che gli era chiesto, almeno questo passo sia compiuto per rispetto a se stessi. Quindi lasciamoli in pace questi ultimi pagani, perché ormai la partita l'hanno persa e il nuovo dominatore dell'impero romano è questo generale di origine barbarica, Stilicone, di cui parleremo la volta prossima, che anche lui è uno dei personaggi più affascinanti della storia del tardo impero romano, e di cui avremo molto, moltissimo da dire. L'impero romano, quindi nel 395, viene diviso nelle due grandi parti, la Pars Orientalis, quella di Arcadio, e la Pars Occidentalis, quella di Onorio. Onorio non è da solo, ma ha un tutore che è appunto il generale Stilicone. Sottolineiamo per l'ennesima volta il fatto che la parte orientale è molto più importante politicamente, demograficamente e economicamente della parte occidentale. Dei 70 milioni circa di abitanti, 20-25 stanno a occidente e tutto il resto, quasi 50, stanno in oriente. Quindi l'imperatore d'Oriente è destinato ad avere un peso politico nei secoli che verranno sempre maggiore rispetto a quello d'Occidente. Ecco, gli antichi dei se ne vanno e dove siano finiti non si sa bene, ma come vi ho detto, non se ne sono mai andati del tutto. Quando fate una passeggiata in certe campagne, trovate qualche chiesettina con qualche immaginetta votiva, pensate che non è altro che la trasfigurazione della divinità che avviene attraverso diverse forme. Non che quindi la divinità comunque è una necessità innata dell'anima umana. Magari nei secoli ha assunto diverse forme. Adesso viviamo il tempo del cristianesimo con tutti i suoi pregi, qualche difetto perché ogni religione ce l'ha, e comunque è un tempo irreversibile, il paganesimo ormai è morto per sempre. Io vi ringrazio dell'attenzione di questa conferenza, di questa lezione, e ci sentiamo la prossima volta. Prima però, se avete delle domande, io sono contento di rispondere. Sì, posso fare una domanda? Che rivolta c'era stata a Tessalonica, che era stata praticamente finita nel sangue, tant'è che poi Ambrogio era finito, Teodosio, che tipo di rivolta era? La ringrazio la domanda perché non ho avuto il tempo per motivi di spazio, di tempo appunto di rispondere.
Allora, la rivolta era abbastanza banale, nel senso, cioè abbastanza di basso profilo. Il campione degli Aurighi di Tessalonica, nel circo di Tessalonica, era omosessuale. E questo fatto aveva provocato l'allontanamento da parte del governatore dalle corse. Ma questo è un idolo per gli abitanti di Tessalonica. E in più, se ricordo bene, era stato addirittura fatto uccidere. A questo punto gli abitanti di Tessalonica si ribellano perché è stato ucciso il loro idolo e assaltano i luoghi del potere, del palazzo del governatore, eccetera, eccetera. L'esercito viene scatenato contro di loro e fa qualcosa come 7.000 morti. A questo punto Ambrogio dice a Teodosio: hai massacrato 7.000 esseri umani per che cosa? Per uno che era pure omosessuale, che l'omosessualità in questo periodo storico comincia a essere fortemente redarguita. Ricordiamoci che già uno dei figli di Costantino era stato probabilmente eliminato perché si era professato omosessuale. E quindi la punizione che Ambrogio infligge a Teodosio è l'escusione, la scomunica, l'escusione dei riti. È significativo che la scomunica gliela infligga il vescovo di Milano e non il Papa di Roma. Comunque Teodosio alla fine, col capo cosperso di cenere, si recherà a chiedere perdono e sarà riammesso ai culti cristiani. Questo è il motivo non molto edificante della strage di Tessalonica, insomma, dei 7.000 morti, però, ahimè. Sono altre domande? L'argomento mi sembra interessante, pieno di riflessi sul nostro presente. Praticamente Ambrogio si sostituisce un po' alla figura del Papa di Roma, anche Esatto. per quanto riguarda la statua della Vittoria, nel suo intervento prende praticamente al posto del Papa. Esatto, questo è molto suggestivo perché ci fa immaginare che la dignità del pontefice sia legata fondamentalmente ad altre persone. Quindi papi importanti con una forte personalità possono avere un'influenza sulla vita politica del tempo. E se non ce l'hanno, insomma, non ce l'hanno, insomma. Invece Ambrogio ha una personalità così forte che riesce a scavalcare quella del Papa, certamente, è un dato di fatto questo qua. Non per niente noi viviamo all'interno della Chiesa ambrosiana, perché anche se con poche distinzioni, il culto ambrosiano è lievemente diverso dal culto romano, non nel concetto teologico, semplicemente in alcuni momenti della messa, in alcuni momenti delle letture, poi Ambrogio inventa di fatto i canti sacri, scrive tantissimo, dà disposizioni organizzative. È una personalità veramente Ma è uno dei devo dire. padri della Chiesa tuttora, no? Sì, Ambrogio. uno dei padri della Chiesa, onestamente non è uno di quelli che mi siano più simpatici, Però, ma la per esempio, sua so commistione col che è potere. venerato anche dalla Chiesa ortodossa, Ambrogio. Sì, Ambrogio è un personaggio straordinario da un punto di vista politico, da un punto di vista religioso ho qualche dubbio perché comunque, oddio, nessuno in questo momento storico ha il dono della tolleranza. L'ultimo tollerante è stato Giuliano l'Apostate e sappiamo che fine gli abbiamo fatto fare. Certamente ecco, poi c'è il passaggio di testimone che non vi ho accennato, nell'anno 387. Un giovane catecumeno viene battezzato in una località imprecisata vicino a Milano. E questo catecumeno che viene battezzato è Sant'Agostino. E quindi Sant'Agostino è l'erede diretto di Ambrogio e anche dell'autorità e dell'illustro che Ambrogio ha come figura. Insomma, come padre della Chiesa mi piace un po' più Sant'Agostino, però alla fine sono tempi duri, sono tempi bu non bui perché il concetto di buio è un po' stupido, un po' riduttivo. Sono tempi duri, crudeli, difficili. E quindi le personalità importanti sono un po' come un faro all'interno di questi momenti di confusione, di prevaricazione. Altre domande volentieri, perché diciamo che questo è un punto, uno snodo storico che è importantissimo, forse il più
più importante di quelli che faccio quest'anno. Magari ci torniamo ancora su. Scusi, una riflessione più che altro, c'è il passaggio cruciale del, noi non siamo paganesimi, siamo la religione politeista, tollerante, al cristianesimo intollerante, cioè da perseguitati diventano persecutori. Sì, teniamo Questo è, prego, prego, finisca. Sì, no, dico, è questo appunto il passaggio cruciale in questo periodo. però è una divisione tra due parti lievemente troppo semplice, perché non dovete mai immaginare il paganesimo come un fatto superstizioso di gente che andava nei templi pagani a sacrificare galline, buoi e compagnia bella. Esisteva un paganesimo di livello più basso che era praticato dalla maggioranza della popolazione che ci credeva e che è un paganesimo di tipo superstizioso, un po' come il cristianesimo di certe sagre paesane con la statua di San Pincopallo che viene portata in giro per le statue del paese, magari fa l'inchino davanti alla casa del capo pastore. Questo è il cristianesimo di base. Poi esisteva il cristianesimo elevato, scusate, il paganesimo elevato, paganesimo di base è questo qui del popolo. Poi c'è il paganesimo elevato che sarà invece un attributo dei retori, dei senatori più colti, di alcuni militari. E questo paganesimo crede in un'entità superiore che governa il mondo attraverso questi dei di secondo piano, che sono gli dei dell'antichità classica. Mentre il vero Dio è un Dio superiore che sta al di fuori del mondo, come il Dio di Aristotele, nell'iperuranio, cioè fuori dal contesto delle sfere celesti, ed è puro spirito. Allora, questo è un cristianesimo, diciamo così, di tenore culturale, scusate, un paganesimo di tenore culturale più elevato, a cui ovviamente la massa popolare non solo non aderisce, ma non è neanche in grado di capirlo. Come non è neanche in grado di capirla la stragrande maggioranza del clero cristiano, perché per il clero cristiano quello che loro vedono fondamentalmente sono le manifestazioni di culto nei confronti degli dei pagani. Tanto è vero che, come scrive Peter Brown, a un certo punto basta sostituire i santuari cristiani ai santuari pagani, regalare vestiti, grano e via di mezzo, e il popolo smette di fare le stesse cose con i sacerdoti pagani e va di corsa dai sacerdoti cristiani, i quali oltretutto sono anche più caritatevoli, un po' più intelligenti e seguono il Vangelo, che è sicuramente meglio dei libri sibillini, che tra l'altro vengono fatti distruggere. Un'altra cosa non ho detto: i libri sibillini che contenevano le profezie sul futuro di Roma vengono fatti distruggere proprio durante il regno di Teodosio. Quindi è un'altra perdita importante del patrimonio culturale dell'antichità. E quindi c'è una sostituzione di forme più che di sostanze per la stragrande maggioranza della popolazione tra paganesimo e cristianesimo. Certamente il messaggio cristiano è un messaggio di speranza, è un messaggio di vita ultraterrena che il paganesimo non è in grado di fornire con coerenza, e quindi ovviamente è una religione vincente. I tempi storici poi compiono il resto, tempi duri, violenti, di insicurezza, ci si rivolge a chi ti dà almeno la possibilità di avere una speranza in una vita dopo la morte, di consolazione e di amore. Questo il paganesimo di primo livello non è in grado assolutamente di darlo. Magari qualche intellettuale coerente alla Giuliano l'Apostata ci può arrivare con quello del secondo livello, però insomma rimane una cosa per pochi eletti. Il cristianesimo ha questo vantaggio che è la religione di una grande mente come Sant'Ambrogio, Sant'Agostino, e allo stesso tempo anche la religione del popolo più minuto, che è un po' il vantaggio che ha anche adesso. Si può credere a tanti livelli, eh. Sul paganesimo è più difficile questa differenziazione. Buona serata a tutti, vi saluto con Arrivederci, attenzione. Buona serata. arrivederci. Qualche altra domanda?
Va bene, allora, come eredi di questi tempi particolari, insomma, vi saluto e vi do l'appuntamento alla prossima volta.